È l'esordio in Formula 1, a Valencia la presentazione della McLaren insieme al compagno di scuderia Fernando Alonso. L'incredibile scalata del primo pilota di Formula 1 è iniziata. Being here, but also as a Formula 1 driver, so essere un pilota di Formula 1 è diverso da tutto ciò a cui ero abituato. Prima ero solo un pilota, ora invece essere un pilota della McLaren sembra aver cambiato tutto. È una sensazione irreale, il coronamento del mio sogno. È stata una lunga strada, con i miei risultati in GP2 e in Formula 3 negli anni scorsi. E alcune delle gare dell'anno scorso hanno convinto il team che sono pronto. Penso di avere l'età giusta e so che Ron Dennis crede molto in me. L'ascesa di questo esordiente semisconosciuto è fulminante. Nella gara di debutto in Australia si qualifica quarto e conclude la corsa sul podio in terza posizione. Appena 5 gare più tardi in Canada arriva la prima vittoria, il comando della classifica mondiale. La rivalità tra Alonso e Hamilton nel corso dell'anno cresce a tal punto che nell'ultima parte della stagione i due campioni vivono da veri e propri separati in casa. Alla fine l'impossibilità di un gioco di squadra tra i due compagni costa alla McLaren e a Lewis il titolo mondiale. Ma mentre Alonso lascia infuriato il team, Hamilton, dall'alto delle sue 4 vittorie nella stagione di debutto, inizia già a pensare al futuro. Compagno di squadra, il finlandese Heikki Kovalainen, è una nuova vettura. Lewis si ripresenta così al via della nuova stagione di Formula 1, con la stessa voglia di vincere. Finalmente coronerà il suo sogno, vincere il titolo mondiale piloti. Hamilton è un ragazzo di 23 anni che ama ancora divertirsi, ma le feste ora sono passate in secondo piano rispetto alla tranquillità interiore. È qui, nella sua nuova casa di Ginevra, che Hamilton ha trovato la serenità mentale che gli ha permesso di evitare di ripetere gli errori commessi nel rocambolesco finale della passata stagione. È qui in Svizzera che Lewis ama rilassarsi ogni volta che torna dopo le settimane stressanti dei Gran Premi. Legge Day, mi piace fare le cose normali, le stesse che fate voi. Quando non mi alleno, ho una stanza della musica dove ascolto musica. Provo a suonare la batteria, la chitarra o la tastiera. Qui a Ginevra mi incontro con i miei amici, andiamo in città, al bowling, al cinema, al lago, con la canoa. A volte con Heikki Kovalainen, mio compagno di squadra, andiamo su una pista qui vicino e ci sfidiamo con i modellini radiocomandati. Ma per quanto la definizione di ragazzo normale possa andare stretta al più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, che a breve diventerà anche lo sportivo più pagato al mondo, Lewis rimane un 23enne come tanti, con molti hobby e soprattutto una forte personalità. Rifletto tutti i giorni sulla mia fortuna. So di avere una famiglia incredibile, che mi ha cresciuto bene, lavorando molto. Non molti possono capire quanto è stato duro arrivare in Formula 1. E una volta arrivato, negli ultimi 2 anni, ho lavorato altrettanto sodo, campione del mondo. Sono molto fortunato a correre con il miglior team. Ho delle persone grandiose intorno a me.
Il mio allenatore, la mia famiglia, mio fratello più giovane e i miei amici più cari. Non avrei mai pensato di essere qui seduto in una Mercedes, è pazzesco. Ma la cosa più bella è che corro con una macchina di Formula 1.